I consorzi di bonifica nel tempo sempre più hanno cambiato pelle per rispondere alle esigenze che arrivano dal territorio che governano, che riguardano sia la sicurezza idraulica, ma anche a interventi ambientali di valore. Gli enti locali, principalmente i comuni, chiedono aiuto ai consorzi, in particolare al Consorzio Acque Risorgive per la conformazione del suo territorio, per avere interventi che mettano in sicurezza sì il territorio dal punto di vista idraulico, ma che però arrivino anche a dare una valenza ambientale alle loro iniziative. E questo va nella direzione di interventi sempre più integrati. Quindi ambiente e sicurezza idraulica che devono avere un unico scopo, che è quello di migliorare il territorio in cui vivono le persone del nostro comprensorio. A partire dagli anni 2000, i consorzi di bonifica Sinistra Medio Brenta ed Esesile, poi confluiti in Acque Risorgive, hanno cominciato i primi interventi di riqualificazione fluviale nel nostro territorio, nell'ambito del progetto di disinquinamento della laguna di Venezia promosso dalla Regione Veneto. Oggi abbiamo circa 158 ettari di aree umide, 65 ettari di boschi irrigui, 14 km di fasce tampone e circa 42 km complessivi di canali rigenerati. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario fare un cambio culturale all'interno della struttura, sia in termini di programmazione che proprio di approccio alla gestione e alla progettazione dei corsi d'acqua. E in questo è cambiato anche la manutenzione del corso d'acqua, che ha portato a mantenere, a cercare di mantenere la vegetazione in alveo per aumentare l'ecosistema e la biodiversità all'interno dei corsi d'acqua. Il principale obiettivo di questi interventi è quello di abbattere i nutrienti all'interno dei corsi d'acqua che poi sversano in laguna di Venezia. E per fare questo abbiamo cercato di migliorare l'ecosistema del corso d'acqua, generando un nuovo equilibrio e una maggiore biodiversità. Per far questo abbiamo dovuto dare spazio all'acqua e di conseguenza creare bacini di invaso diffusi e veri e propri bacini di laminazione, con un evidente beneficio anche dal punto di vista idraulico per l'ambito urbano afferente e prossimo a questi corsi d'acqua.